Si potrebbe cantare l'amore, la rabbia, la gioia, la disperazione, la voglia, la noia, la poca fortuna, la storia del vino che incontra il bicchiere e dopo tacere. Potrebbe amare talmente tanto da essere il primo avamposto del mondo che l'odio non ha raggiunto. E sì, potrebbe, e sì che sì, potrebbe, ma è meglio di no, perché si potrebbe, non è mica si può. Faccio questo mestiere da un po' di tempo. Vi leggo una lettera. Questa lettera rappresenta il mio ingresso in questo mestiere. 10 settembre 1976. Da quel momento in poi per me il teatro è diventato anche quell'odore di scarpe. Quando a Gerusalemme, 2 o 3 anni fa, sono andato al Teatro Nazionale Palestinese, dove un italiano, Gabriele Vaci, stava tentando di fare la scuola per questi giovani, rimettendo insieme una tradizione di teatro distrutta dagli avvenimenti in quella città, in quel territorio. La prima cosa che mi ha colpito entrando è stata una fila di scarpe. Ho respirato l'odore, ho pensato, casa. Vi leggo queste velleità d'archeologia teatrale, che sembrano sepolte nel tempo, che sembrano inutili quanto la pretesa di fare un lavoro culturale in una città. Perché ve le leggo? Perché queste cose sono del 77, ma dal 10 giugno di quest'anno, per Dio, qualcosa anche a Treviso è cambiato. Il paese ci gocciola addosso dai vetri appannati, coi suoi toni di grigio e marrone nell'acqua mischiati. Il saluto del cielo quest'oggi ci arriva a secchiate, le promesse di sole sono state ampiamente smentite, ed il pullman diventa una nave che avanza tra i flutti, e con questa tempesta chissà dove siamo diretti. Si intuisce che il viaggio non è quello che volevamo, e che probabilmente non porta neanche lontano, ma nessuno si azzarda a mostrare una perplessità. Ci hanno detto di andare e noi altri si va, sballottati e confusi, ma ciò nonostante contenti. Si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti. Con l'autista nessuno ci parla, nessuno che osa approcciarsi ad un'autorità è faccenda rischiosa. Sembra poco propenso alla guida e anche poco elegante, e si capisce dal modo furtivo in cui tiene il volante, mentre la comitiva continua a ostentare allegria. Siamo gente cogliona, però gente di compagnia. Ci si scambia saluti, sorrisi ed il pane e il salame, per tenere alla giusta distanza la noia e la fame. Una curva un po' brusca ci schiaccia con forza di lato, ed ognuno si trova col proprio vicino abbracciato. C'è chi prende paura, chi invece una botta sui denti. Si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti. E si alza puntuale la voce dell'indignazione, e per tutta risposta l'autista da un altro scossone. E papà, avanti verso il destino, col futuro lontano e il presente vicino. Avevo appena cominciato a fare teatro, il mondo era invecchiato di colpo. Chi l'ha fatto invecchiare?
secondo me, anche se un po' esagerata come definizione, è stata la signora Thatcher. Ecco, glielo riconosco. Più di Reagan, che è venuto dopo e che è la sua imitazione ingigantita. Reagan è Godzilla, ecco, mentre la Thatcher è l'originale. Quel mondo che credevo, che immaginavo, stava cambiando. Me ne sono accorto tardi, io, che in Italia da noi chiudevano le fabbriche e aprivano i solarium. E mi sono chiesto con cosa paghiamo i solarium, che non c'è più il solarium. Ma era la nuova economia. Le bolle, che belle, di mille colori, le bolle, che belle, di mille colori, le bolle. Le bolle, io guardo le bolle, che belle, si posano sulle mie spalle, le bolle, che bello, che sulle mie spalle ci sono le bolle. Bolle, io tocco le bolle, le sposto, le soffio vicine, le conto, sono mille, mille. Le bolle che tengo per me. Voglio ben vedere, con quello che le ho pagato. Ma è un investimento che bisogna saperlo fare. Bisogna essere dei raffinati. Le bolle leggere, perfette, le bolle che volano come farfalle. Che belle le bolle che vanno, che volano come farfalle. Abbiamo comprato le bolle, sì. E ognuno di bolle ne ha mille, dai. Le bolle che ognuno ha comprato le tiene per sé, dai, 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 certo, certo. Noi... Ma giunge notizia che altrove qualcuno ha comprato gli spilli, e con questi spilli vuol fare scoppiare le bolle. E allora io riconto le bolle, mi accorgo son meno di mille. E allora? E quelle che mancano, merda, erano quelle più belle. Chiedenti rapporto, avanti. Comandi, Monguzzi, ho chiesto rapporto. Monguzzi, dica. Comandi, non mi faccia perdere tempo, dica. No, io volevo soltanto segnalarle che purtroppo c'è stato un fraintendimento riguardo alla mia destinazione qui nei Bersaglieri. Oilà. Fraintendimento, dica, dica. Sì, perché io ho un problema al ginocchio. Ui. Un problema osseo, diciamo. Osseo. Sì. Ho un morbo. Oilà. Sì. Ho un morbo, comandi, che si chiama morbo di Osgood-Schlatter, comandi. Qualcuno qua l'ha avuto. Osgood-Schlatter. Ah. C'è un morbo. E allora? Cioè, voglio dire. No, non è grave. C'è il morbo. No, è contagioso. No, no, no. No. È chi omosessuale? Gioca, chi gioca? Lei è omosessuale? No. E allora che cos'ha? Io, no, è solo... cambiare le battute di ferite. No. E chi ha giocato molto a pallone, succede che si scheggia la cartilagine del ginocchio. Ah, è fragile. E allora correndo il tendine rotuleo si infiamma e quindi io non posso correre, essendo a fare Bersaglieri e non poter correre come essere un alpino e odiare i muli, penso. Monguzzi, lei mi sa tanto di paraculo. Magari dipende anche da quanto devo correre, cioè, ma provo. Vai. Allora, avanti, dietro, front, avanti, marcia, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Monguzzi! Monguzzi! Corriamo! È un miracolo! Sopra di noi spostano pezzi di cielo e tuona forte ma non vedi il temporale. Noi teste magre ci somigliamo tutti e tutti ci somiglia l'intenzione. Che scapperemmo via se si potesse, che scapperemmo ognuno chissà dove, a riallacciare il filo di una vita che al
altrove sta continuando senza di noi. Senza di noi che siamo in fila per mangiare. Senza di noi che siamo in fila per capire che adulti si diventa stando dritti, che adulti si diventa stando soli. Penne di bersagliere e corre, corre, lui non può cadere. Sul monte Grappa c'è la ricciolina che aspetta tutto il giorno, poverina. Contiamo i giorni che ci mancano, le nostre possibilità di attraversare indenni questo mare pieno di difficoltà. Che passi questo tempo che dal mondo ci separa, che corra via veloce proprio come la fanfara. E tu che quella notte ci hai stupito, e tu che quella notte ci hai svegliato. Avevi la tua tromba sovversiva e la tua testa che non si piegava. Toccava a te suonare il silenzio nel piazzale, che intanto noi facciamo il contrappello e poi si va tutti a dormire. Ma invece di fermarti nel punto stabilito sull'attenti, ti abbiamo visto correre lontano e arrampicarti sul monumento della guerra d'Africa. Ti sei seduto sulla moto e noi ti abbiamo guardato, ci siamo detti impazzito, e poi hai imbracciato la tua tromba e al posto del silenzio ci hai suonato. Thank you.
sbagliate. Sì, signore, le mie colpe le ho sempre pagate. Sì, signore, ho lasciato cadere la pioggia sopra il mio coraggio e la ruggine ha fatto fermare il mio viaggio. Poi ho visto il sole e lui mi ha baciato e ho capito che finché il sole c'è il suo caldo appartiene anche a me. Schifose, sì signore, un serpente in un mazzo di rose, sì signore, un amico che usa il mio fiato per scappare ed il boia che piange sul collo da tagliare. Poi ho visto il mare e lui mi ha lavato e ho capito che finché il mare c'è la sua acqua appartiene anche a me. E oggi voglio ringraziare chi mi ha tradito, chi ha provato ad ingannarmi, chi ci è riuscito. Voglio ringraziare chi senza tanti scrupoli se n'è andato via salutando con una bugia. Io non ho più parole di pace, però signore, e nessuna moneta nascosta, però signore, io non ho più parole di pace per la vostra guerra e nessuna moneta nascosta dentro la chitarra. Voglio solo star qui ad aspettare la tempesta e una volta passata a guardare quel che resta. E si alza il vento, benedetto vento, io sorrido e ho capito che questo vento ci soffia per me. Io sorrido e ho deciso che questo vento ci soffia per me. È venuto soltanto per me. Cosa succede? Ma siamo pazzi? Che ore sono? Le 11? Guarda, fra 5 ore sono qua, c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E quei cenci? Quei cenci che hai addosso. Cioè, ma fammi capire, cioè, ma senti, ma tu sei la mia regina? Tu sei la mia regina, stiamo in una stamberga e tu mi stai con quei cenci addosso? Ma non è possibile. Ma sai cosa faccio io adesso? Io esco, ti porto una pelliccia di leone con l'innesto della tigre. Ma te lo faccio vedere chi sono io. Ascolta, te lo faccio vedere chi sono io, però intanto c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare quelle 1000 lire per il taxi in modo che arrivo più in fretta a risolvere sto problema volgare che ci abbiamo io e te? Perché te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me, ti devi fidare. Lascia fare a me. Cosa ho detto che ti compro io? Una casa con 14 stanze. Ma fammi un piacere. Ma sai cosa ci faccio con una casa di 14 stanze? Io a te ti compro un sottomarino. E quegli stronzi qua davanti c'hanno la barca e vengono da noi con la puzza sotto il naso. Io ti compro il sottomarino. Faccio vedere chi sono io. Io sono Piero Ciampi, per Dio. Non usare quel ton, non usarlo con me. Non è
niente da rinfacciarmi e adesso ti spiego perché. Tu sei moglie e regina, stella del mio braciere. Io te lo giuro su questo vino rosso che riempie il bicchiere. Ti regalo il mio corpo se ti può interessare, ma mi tengo la bocca che stasera ti voglio parlare. Due lunghi montanti di legno, questo coltello a triangolo che scenderà, questi signori vestiti di nero sul patibolo, è la mia festa, io sono orgoglioso, amo il paniere dove poserò la testa. Oh, basta che io ami un piccolo stelo di erba azzurra, una goccia di rugiada, un amore di uccellino pauroso, fracassano il mondo coi loro martelli pesanti, ne rimane abbastanza per me, ne rimane abbastanza, cuore mio. Boris, tu es mort, tu sei sotto terra. Boris, shh, adesso tasi, muto. Boris. Quando vuoto sarà questo mio cranio e la terra coprirà le mie ossa, non vi fate ingannare dal chigno che il mio teschio riserva alla fossa. Io là sotto sarò molto triste. Perché mi mancherà il cazzo mio simpatico, che un topo dispettoso mi avrà già rosicchiato. Devono anche il teatro comunale di Treviso, contro cui avevo lottato da ragazzo 20 anni prima. Lo chiudevano definitivamente, è successo sì, nel 98. Perché? Perché la nuova amministrazione comunale di Treviso, il nuovo che avanzava, aveva deciso di fare a meno del teatro. Il comune non poteva più reggerlo. Il sindaco si vantava di non averci mai messo piede. Lo stesso sindaco delle sperava del teatro, lo regalavano a una banca. Non c'è niente da fare. A un certo punto arriva l'ultimo giorno. Il teatro è già stato mezzo svuotato. Sembra prova d'orchestra. Arrivano dalla Scala di Milano, in solidarietà, dall'Arena di Verona, dalla Fenice di Venezia, orchestrali e coristi. Siamo 160. Mi hanno invitato anche me, perché sono di Treviso. Vieni, facciamoci sentire per l'ultima volta. Domani è tutto chiuso. Così partecipo a questa prova surreale dentro quel teatro ormai svuotato. E poi mi dicono: ma tu cosa hai pensato di fare? E io glielo racconto, perché non gliel'ho voluto dire prima. È un segreto. Non volevo che i giornali lo scrivessero in anticipo. Detesto la comunicazione, perché te cava tutto il gusto di fare le robe. Dunque, l'idea è un po' scandalosa e gran parte dei signori presenti, seri professionisti, grandi artisti, si rifiutano di fare e prendere in considerazione la mia proposta. Ma fra di loro ce n'è uno che suona il violoncello, si chiama Mario Brunello e diventerà uno dei miei più cari amici. Wow. E Mario ha grande influenza sugli altri musicisti e dice che io ho ragione. Allora si vota e a stragrande maggioranza si decide di fare come ho detto io. Poi ognuno di noi prende la sedia e, come in uno spettacolo surreale, 160 persone, coristi e musicisti, vanno in piazza e dispongono a semicerchio queste sedie. E arriva gente che ha saputo, una specie di passaparola e anche un po' dai giornali, che ci sarà questo concerto. Nessuno sa cosa succederà, noi sì. E abbiamo scelto di suonare, tra le altre cose, un pezzo di Mozart, che è l'Ave Verum, che fa così. Thank you.
state sentendo lo sta sentendo anche la persona accanto a voi. Ci sono musiche che sono come matematica, hanno un solo risultato indipendentemente dalla persona che le ascolta. La Veverum è così. Mentre la suoniamo, uno alla volta smettono per un momento di suonare, si alzano dalla sedia, slacciano i pantaloni, li lasciano cadere e restano in mutande. Poi riprendono lo strumento e continuano a suonare in piedi. E lo stesso gesto lo fanno uno dopo l'altro, 160 persone. E non è una pagliacciata. E gente che muore di fame, sempre due girare. Gente che muore di fame. E di la propria età che può lamentare. E noi non abbiamo molto da lamentare. E gente nascida in guerra, in sempre le amassas. E non chi abbeste ma per minga pagaitas. C'è chi è nato in guerra, continua ad ammazzarsi. E noi qua a bestemmiare per non pagare le tasse. Thank you. E dici che l'erenza la sera porta, tutti che vogliono dire. Invece a me mi piace la sala aperta. E dici che l'erenza la sera porta, invece a me mi piace la sala aperta. La chitarra per avere un'occasione, per paura di sentirci come un mobile alissone. Poi ci siamo travestiti da soldati di ventura per cercare di scalare questa ripida pianura. Lombardia, com'è facile volerti male, di sorrisi non ne fai, che ti piace maltrattare, ma noi siamo i figli storti, nati dentro un'osteria e riusciamo a respirare, pur essendo in Lombardia. A Milano costruimmo una giostra di cristallo, ma la pioggia di monete l'ha distrutta sul più bello. Riparammo nei quartieri dove c'è periferia, perché sotto all'immondizia sta nascosta la magia. Perché non fai? E io perché no? Anzi, e noi perché no? Organizzare nella nostra città una serata evento con Carmelo Bene. Noi all'epoca eravamo associazione teatrale senza fine di lucro, nel senso che tutto quello che facevamo non produceva nessuna utilità economica. Si cominciava la mattina a fare esercizi di yoga critico e altre cose del genere, anche telefonate, lettere, riunioni che alla fine della giornata producevano reddito zero. L'eccezione era diventata regola, certi gruppi teatrali non facevano neanche più spettacoli, lavorava e basta. La parola lavoro era diffusa nel mondo teatrale. Cosa fai? Ma lavoro, stiamo lavorando, lavoreremo una cosa. Che non produceva però niente di solido. Lavoro sul dizionario è scritto attività che ti serve a produrre il cibo che devi mangiare. No, non era così. L'eccezione era diventata una regola. Una farfalla notturna è entrata stanotte nella mia stanza. È tutta verde, mi sembra una foglia che vola. Ma che ci fai qui con me? Che ci trovi di bello a star qui, ferma sul davanzale? Non era meglio star fuori a fare la giostra intorno ai lampioni della statale? Lei resta ferma, non sembra curarsi granché dei miei consigli. E io penso che forse sta qui perché teme che fuori qualcuno la pigli. Forse un pipistrello la cerca, vorrebbe mangiarla. E lei è entrata cercando rifugio per starsene in pace, per stare tranquilla. Avrei preferito che ci fosse il sole e più confusione, più rumore, perché il silenzio può
animali della luna, i tutti non si fanno, non c'è una goccia d'acqua, i pesci non ci stanno, che mani in tuo mare. Per chi non sa nuotare, l'organismo del commercio mondiale vi ha sancito che per meglio amministrare le risorse idriche del pianeta non c'è che da assoggettare l'acqua alle leggi di mercato internazionale. Ti ho detto, vai piano con vino, che dopo vedi tutto nebbiato. Non è una testa, è un pallone di cuoio per giocare sul prato. Vai a giocare, vai a giocare, vai a giocare al pallone. E sì che sono amore, mondo, partite ne ho viste giocare, ne ho viste, ne ho fatte, ma mi tenderei a schiaffi. Mai visto un pallone con i baffi? Che quando son tornato a casa la quarta notte, che adesso non ricordo neanche bene, ho trovato il mio cuore sulla porta di casa, il mio cuore che stava in catene. Amore tesoro, ti prego, ti scongiuro, potresti spiegarmi perché? Perché tieni prigioniero il mio cuore e non lasci che batta ancora per te. E non ho sentito risposta, poi mi sono messo a sedere e dentro il silenzio più duro del marmo si è sentita una lacrima cadere. 3,